direttore generale, ha già implementato tutta l'organizzazione per la vaccinazione delle forze dell'ordine e anche del personale scolastico. Questo perché noi abbiamo disponibilità del vaccino AstraZeneca, quindi riteniamo che questi cluster di popolazioni che svolgono attività essenziali per tutti noi debbano essere assolutamente protetti, vaccinati e garantire anche loro la loro parte in questa battaglia che ci vede tutti uniti. Si può già dire quale sarà la sede per queste categorie? Sì, posso dirvi che la sede per le forze dell'ordine sarà la sede della caserma di Reggio, dove dei nostri tecnici hanno già fatto svolto dei sopralluoghi, su proposta anche del prefetto della città di Como, e quindi stiamo approntando la sede per iniziare al più presto. E poi, voi ricordate il reparto, l'ex degenza, sempre qui di via Napoleona, dove abbiamo attivato la degenza di comunità per Covid, che adesso in questo momento l'attività l'abbiamo sospesa per allestire una sede vaccinale che pensiamo di mettere a disposizione per il personale scolastico. Ovviamente tutte queste sedi sono vagliate da un punto di vista dell'accessibilità e dell'appropriatezza per rendere sicuro e veloce il percorso vaccinale.